Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in Villa Peripato, precisamente dinanzi a quella che era la mitica vasca che si affacciava e si affaccia su Piazza Kennedy un tempo, allorquando la villa era veramente il gioiello, il fiore all'occhiello della nostra città. In questa vasca c'erano pesci, c'erano anatre, c'era una vegetazione rigogliosa. Ora purtroppo ci imbattiamo tristemente e miseramente in una palude, ma veramente una palude, con tanto di acqua stagnante. Non esiste il riciclo delle acque, né tantomeno l'acqua viene sostituita, ma c'è uno stato di abbandono, di decozione, tra insetti di varia natura, girini, rane e quant'altro. Sono rimaste solo alcune tartarughe e qualche rarissimamente si affaccia qualche anatra per sbaglio. Il quadro si commenta da solo. Che immagine noi diamo ai nostri turisti? Che spettacolo penoso, che scempio offriamo ai nostri bambini allorquando i genitori accompagnano i piccoli la domenica per fare una sana passeggiata? Ma sana dove? In un acquitrino? In una palude? In uno stagno? Beh, signor sindaco Stefano, lei è un pediatra, dovrebbe conoscere le necessità dei bambini, no? E lei, vice sindaco Lonuce, nonché assessore ai lavori pubblici, si rende conto di questo scempio? Ma vogliamo fare turismo in questo modo? Taranto sta peggiorando, forse non ve ne siete resi conto. E questa immagine della vasca è proprio l'immagine stagnante della nostra città. Meditate, amministratori, meditate.